Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Ciao a tutti. Oggi siamo di nuovo in compagnia di Fabio, il mio fidanzato, e aderiremo a una challenge. Challenge dei make-up. Challenge dei make-up. Challenge del make-up. Il mio ragazzo mi trucca. Diamo inizio al video e buona visione. Ovviamente le regole sono basiche, io non posso dare nessuna indicazione a te. Ok, quindi faccio esattamente quello che mi pare. Iniziamo con la base, fond detaint, questa. E con cosa la mettiamo? Con la mano. Con la mano? Sì, con questo. Ok, no, il fondotinta devi metterlo con un'altra cosa. Mettiamo con questo pennello qua. No, assolutamente. Quest'altro pennello qua. Allora. No, ti dico che non è un pennello. Allora vabbè, questa spugna. Bravo. Uovo. Non da quella parte però. Iniziamo dalla parte uovo liscio. Si fa così tanto picchecchio, Vai piano. Poi. Ma scusa, ma sarebbe spalmato? Così. No. Lo spalmo dopo. Ah, ok, vai. Io so cosa faccio. Si picchia la fronte. E ora si spalma il tutto. Caspiterina quanto. Direi che... Ma scusami. Direi che siamo a posto. Ma qui? Messa la base. Qui? Ok, quindi il fondotinta l'abbiamo messo. A posto. Sfumato benissimo. Procediamo. Un fondotinta maquillage. Però noi lo usiamo come cosa? Noi lo usiamo come fondotinta maquillage. Lo usiamo come... Guarda che occhiali che ho. Quindi lo usiamo... Dormi. Lo usiamo qui. Lo usiamo sotto gli occhi. Ok. Per coprire gli occhi. No. Guardami. Chiudilo. Perché ti ballano gli occhi? Che schifo. Voilà, a posto. Coperte le occhiaie. E venuto lì, coperte le occhiaie. Poi con questa spugna uovo. Credo. Poi. Diceva anche la regina Margherita. Cosa? Mai usare le dita. A terra. Bronze. Ma cosa serve la terra? Semplice, la terra serve per concimare. Quest'arma. Ok. Questa terra. Così. Gira. Iniziamo. Dove lo metti? Su tutta la faccia. Su tutta la faccia? A parte la fronte. A parte la fronte? A parte la fronte. Oh, io so come si fa. Poi. Dai! Ferma, che poi viene brutto ed è colpa tua. Che sta venendo un'opera d'arte. Vabbè, toh, dai, già che ci siamo. Facciamo tutto lo stesso colore. Ancora... Quindi senza forme, senza un criterio lo metti? Senza? Un criterio? Certo, un criterio della tua faccia. In base alla forma della tua faccia. Da! Facciamo tipo così un bel... Ah, che bella terra che è uscita qui. Così. Direi che... Ci siamo. Cos'è sto cappello così? Cappello così? Forse. Terribile. A posto. Fard. Ma no, non è un fard, è un blush. Scusa, ma blush. Se riusciamo ad aprirlo, perché sennò... Molto difficile. Vabbè. Quindi il blush si usa per... Per dare un colorito. Per dare un colorito. Ah, ho capito. Per far diventare le guance rosa come Heidi. Facciamo i bei pumin come... Heidi, qua così, tac. Girati. Così. Tac. Ma com'è? Poi. Non lo spalmi un po'? Certo, guarda. Ma dove vai? Fino in fondo? Fabio, ma dove cavolo lo metti su blush? Che ne so, qua, sullo zigomo. Lo zigomo è questa parte qua. A posto. Allora, un po'. Molto bene, non si vede niente con questa ma luce. Poi tu non hai neanche gli si occhiali. Si vedono solo i brillantini. Quindi direi che sta avendo un ottimo lavoro. Poi. Allora andiamo con gli occhi. Andiamo con gli occhi. Pennello qui piccolo. Con gli occhi piccoli. Si può vedere? Sì. Con gli occhi piccoli? Per gli occhi piccoli, sì. Questo pennello qua, bello tondo. Oh, me lo stai distruggendo. Ho disfatto tutta la terra. Poi andiamo a fare la semicirconferenza. Stica. Forse è un po' troppo carico. Però chi lo vede questo? Sembra che ha preso una botta. Lo si vede dalla luna. C'è...
Che luna? La luna, su. Molto bene, tanto... No, ma dove sei andato? Non si vede comunque, perché sembra che c'è un occhio viola, quindi... Massimo, di che hai fatto a pugni. Trucco invisibile. No, vabbè. Questo oro, mettiamo qua. Un bel po' d'oro. Chiudi. Girati. Chiudi lì. Ma sono chiusi. Stai ancora così? Sobrio. Direi di andare con... Posso fare il carnevale di Rio? C'è l'eyeliner. L'eyeliner si mette dentro gli occhi. Ma che cos'è? Una matita. Una? Matita. Ma no. Ah, devo usare questo clistere qui. Lo devo fare questo lavoro. Devi metterlo dentro l'occhio. Non dentro, sopra. Sopra? Questa parte qui devi fare tipo Cleopatra. Ah, la riga lunga. Non lunghissima, eh. No. Sobria. Fabio? Ho paura anch'io, sinceramente. Chiudi l'occhio. Op. Non riesco. Dritta e decisa. Là! A posto! Come si fa a usare sta roba qua? Devi essere preciso! Questa ti sembra precisa, come dire? Quella era la prova, adesso lo faccio di qua. Ma mica mi lasciare un occhio del genere! No, adesso lo sistemo, non ti preoccupare. Voilà! Fatto! Tanta roba! Aspetta un po'. Non si mai che ci sia poco prodotto che non lo sbavi, meglio tanto abbondante. Devo usare, perché devo coprire il per rattoppare. Innanzitutto devi rossetto. Aspetta, dobbiamo prima occuparci delle sopracciglia, le mie sono chiare. Sì. E quindi bisogna andare con una cosa un po' più scura per andare per aiutarle. Se passiamo allora ancora più sopra, alle sopracciglia, questo è un ombretto. Ah, è un ombretto. Come lo usi, di taglio o di piatto? Di piatto. Di piatto. Sono diventato sordo. Comunque sì, di piatto. Di piatto, vabbè, se ti sembra corretto. Certo. Corretto. Saprò io. Delicato poi, soprattutto, e preciso. Voilà. Ed ecco voi che è arrivato lo zio Bergomi. Comunque. Lo zio? Bergomi. Ma chi è? Chi è? Niente, calciatore. No, vabbè. Adesso serve il mascara. Mi serve il mascara. Ma tanto ne mettiamo un po' di più. Non serve agitarlo il mascara. Così entra tutta l'aria. E allora poi si secca. Apri. Fabio, mi raccomando, non accettare. Oh, cosa ho visto? Fabio, mi raccomando, sento già che mi accechi. Allora, che male. Perché male? Posto. Voilà. Questo è l'illuminante. Ah, l'illuminante. Fabio. Ok, adesso usiamo l'illuminante volto. Sopatiamo. Poi dove lo metti? Invece su tutta la faccia. Su tutta la faccia? Allora, questo qui, poi qui. Qui. No. Spalmiamo con un pennello. No. Sì. No. Con questo. Con le mani. Con lo stesso dito dorato. Puoi anche usarne due di dita. O anche così. No, ma sì. Siamo notte. Ma va, quanto vuoi che ci metto a mettere sta roba, toh? Ma dove la metti? In tutta la faccia. Ne ho messo troppo poco. Poco? Sì, non va da una parte all'altra. Chiudi sta bocca, così pitturi i denti. Già che la zona T non si unge, non riflette la luce, mettiamoci un po' di illuminante. Quello che sto facendo. Quindi illuminante. Luminosità. Ferma! Illuminante più zona T è una roba pericolante. Pericolante. Dai! Il a naso! Posto! Illuminiamo il naso anche. No! Cioè, così sembra una sfinge. Sì, infatti. Questo poi è il top, cioè veramente. Vabbè, se uno vuole slanciare. Basta che fai così, sempre. No. Se uno vuole slanciare l'occhio, perché non farsi un eyeliner che va in giù? Sì, che se lo slanciamo l'occhio. Adesso cos'è che ci manca? Manca il rossetto. Quindi prendiamo il rossetto. Adesso ci manca solo la bocca. Questa matita per fare il disegno. Ma anche se non è dello stesso colore? Di che cosa? Del rossetto? Certo, quello è bello. Aia!
figlia! Ma che... vabbè, dai, lì non è colpa mia, però, Non si vede niente. No, avevo solo un set di luci per noi. Ok, adesso passiamo al rossetto. Vabbè, non è così brutta. Lo so, l'ho fatta io. Dov'è il rossetto? Te l'ho dato in mano prima. Ah no, ce l'ho in mano qua. Molto bene. Usiamo questo rossetto rosso. È un po' più difficile da mettere, però è bello. Guarda me. Fai così. Fai così. Un poco chiusa. Chiusa. È chiusa! No, c'è sto... Ecco, stai così. Che solletico. Allora, o stai ferma... Ma sono ferma! Ma che cosa dici? Continua a girarti! Voilà! A posto! Ma sarebbe messo? Sì, non si vede. Ah, ne vuoi ancora un po'? È vero, manca qua. Girati un po'. Ma no! Ops! E basta! A posto! No! Ma dai, sembra uno che ha mangiato del sangue. No, hai mangiato la roba bietola. A posto! Come non si può più togliere. Torniamo agli occhi, che ne ho dimenticato un pezzo. Devo mettere l'ombretto col pennello dell'ombretto, che è... Ho mangiato pure il... Questo qui. Buono, è vero? Fabio! Dai! A posto! Fatto! C'è finito? Non metti più nient'altro? Allora ragazzi, questo è il trucco che ha fatto Fabio, mi sembra veramente meraviglioso, lo proporrò al Cosmo Prof quest'anno come innovativo, poi poco... Dai, di che è bello, che sei invidioso e boh. Invidioso di cosa? Che io sono bravo e tu no. Ma ok, va bene, comunque, mi sembra di essere la moglie di Joker. 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 Comunque ragazzi, se vi è piaciuto il nostro video, lasciate un like. Iscrivetevi al mio canale Let's Talk About e rimanete sintonizzati per altri video del genere, perché fanno abbastanza pena, ma comunque lui è portato, secondo me, sulla strada giusta per diventare un makeup artist. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Let's Talk About. Let's Talk About.